Siete arrivati a San José. Utilizzate i taxi rossi con tassametro. Sono i più economici. San José, città di cultura molto turistica con architettura che spazia dal Liberty al Coloniale. L'Avenida Central è una lunghissima isola pedonale. Il suo famoso teatro nazionale è il centro della cultura di questa città, dove troviamo anche il Museo dell'Oro e quello di Giada, con reperti molto interessanti oltre che belli. Numerosi sono i parchi e monumenti dedicati alla sua storia. La città è più sicura rispetto ad altre città del Centro America. Vi sono ottimi licei ed università e confluiscono qui scuole di pensiero del Centro e Sud America per una completa formazione dei suoi giovani. San José è costruita a misura d'uomo, non si trovano viali molto larghi, nella città è difficile perdersi, ben architettata da poter essere visitata a piedi. Una città capitale di un paese in continuo mutamento, basato soprattutto sulla produzione di caffè. Troverete infatti testimonianze di antiche aziende per la produzione e tostatura del caffè. Nel 1949 all'ambasciata del Messico fu firmato il trattato di abolizione dell'esercito del Costa Rica. È un paese stabile politicamente, aperto a culture diverse. È detto Costa Rica proprio perché ha una lunghissima costa, sia sull'Atlantico che sul Pacifico, molto interessanti. Un altro punto forte è il turismo ecologico, coi tanti parchi nazionali, naturali, ricchi di flora e fauna. Se volete fare acquisti, ci sono tanti mercati di artigianato locale. Per una sistemazione qualità-prezzo conveniente, nel Barrio Mon, dove ci sono delle case storiche patrimonio nazionale, troverete l'hotel che vi consigliamo, ovvero l'Hemingway Inn. Buon divertimento!